Benvenuti a un nuovo appuntamento con Cucina Europa, lo spazio del progetto ANSA AgriWeco finanziato dall'Unione Europea per raccontare le ricette del continente, le loro storie e le notizie d'attualità ad esse legate. Per accompagnarci in questo viaggio anche oggi con noi c'è Xenia Simovic del Copacogeca. Ciao Xenia. Buongiorno Angelo, salve a tutti. La ricetta di oggi fa parte del libro di Copacogeca EU Farm Recipes, che è un libro che ha portato insieme tutte le ricette dei stati membri europei che sono poco costose ma molto gustose e molto facili da preparare. La ricetta di oggi è la ricetta della Croazia. Croazia, quindi avremo l'occasione di parlare del semestre di presidenza dell'UE che è proprio affidato alla Croazia, però io devo farti prima una domanda, qui abbiamo due trote, sono pesci, ma che c'entrano con l'agricoltura? Beh, c'entrano con l'acquacultura, che comunque è una parte dell'agricoltura, infatti Copacogeca ha un gruppo di lavoro dedicato all'acquacultura che è un settore in espansione molto importante per prevenire lo sfruttamento della pesca del mare. In Europa l'acquacoltura rappresenta circa il 20% della produzione ittica e impiega direttamente circa 70.000 persone e il settore è in crescita per la domanda di pesce che è molto forte e anche per preservare gli ambienti marini dal sovrasfruttamento. E vediamo gli ingredienti innanzitutto, no? Sì, abbiamo anzitutto le due trote, un finocchio, del limone, una manciata di pinoli, un mix di spezie, timo, maggiorana, basilico e prezzemolo, delle olive nere, una cipolla e un paio di spicchi d'aglio. E poi ovviamente sale e pepe quanto basta nella ricetta e senz'altro ci vuole anche l'olio extravergine di oliva perché senza quello si fa niente. Beh, sono tutti ingredienti che ci riportano in qualche modo al Mediterraneo. D'altra parte la Croazia ha circa 6.000 km di costa e oltre 200 allevamenti ittici fra spigole, orate, cozze e ovviamente anche trote. Come le vogliamo fare queste trote? Come procediamo? È un procedimento molto molto semplice, come d'oltre quasi tutte di queste ricette. L'acquacoltura è una delle priorità della presidenza croata, nel senso che si vuole valorizzare anche quella sostenibile. Uno dei problemi dell'acquacoltura, comunque una delle cose su cui intervenire, è l'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, no? Però la presidenza croata voleva anche fare dei progressi sulla riforma della politica agricola comune. Aveva l'ambizione durante i loro 6 mesi di portare avanti i lavori sulla nuova PAC. Però penso che in questo momento questo sia un po' più difficile perché tutti i processi di negoziati a livello europeo stanno rallentando a causa di coronavirus. Sì, noi stiamo registrando questo appuntamento di Cucina Europa, mentre lo stiamo registrando c'è un'emergenza in corso in Europa, l'emergenza del coronavirus e tutte le attività delle istituzioni europee stanno rallentando. Però forse questo ci dà anche l'occasione per ricordare che gli alimenti sono sicuri, no? Infatti l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, ha confermato che il coronavirus non può essere trasmesso via gli alimenti, perciò noi possiamo continuare in tutta la tranquillità a mangiare le cose che siamo abituati. Però io su questa cosa vorrei sottolineare che gli agricoltori europei non si fermano. Loro continuano a lavorare anche in queste condizioni perché è molto importante assicurarsi che con tutto questo che sta succedendo non aggiungiamo anche l'insicurezza alimentare. La preparazione è fatta, va cucinato a una ventina di minuti in forno a 200 gradi. E le nostre trote sono pronte, prima di assaggiarle, adesso le assaggeremo. Io voglio ringraziare però Xenia Simovic del Copacogeca di essere stata con noi anche oggi. Grazie a voi Angelo per avermi accolto un'altra volta in Cucina Europa e vorrei ricordare a tutti che le ricette del libro EU Farm Recipes sono scaricabili dal sito IUPU. E grazie a voi di aver seguito questo appuntamento di Cucina Europa, lo spazio del progetto ANSA AgriUE che è realizzato insieme all'Unione Europea, ci permette di viaggiare nell'Unione Europea con le ricette del continente, per unire cucina e informazione, raccontare i piatti, ma anche le storie e le notizie a essi collegati. Arrivederci.